Cronache Trevigiane è una produzione Z Group. Un programma in collaborazione con Unindustria Treviso, Provincia di Treviso, Casatella Trevigiana di O.P. Gruppo APO2S. Partita, l'applauso del pubblico, l'entusiasmo degli oltre 700 atleti che partono qui dal BHR Treviso Hotel, pronti ad affrontare il percorso della terza maratonina di San Martino. Li abbiamo visti i numerosi atleti partiti per questa maratonina di San Martino. Noi ora siamo nella hall del BHR Hotel. Perché? Perché è da qui che tutto è iniziato 3 anni fa, una partenza che si ripete e ce lo racconta Roberto Vaninca, il direttore tecnico di tutto questo. Sì, siamo arrivati alla terza edizione e anche quest'anno, malgrado le condizioni meteorologiche, è un successo. Abbiamo aumentato il numero di partecipanti, siamo a 670-680 iscritti. Quasi tutti sono venuti, quindi anche questo è bello malgrado la pioggia. Ricordiamo la distanza della maratonina e quanto tempo circa un atleta medio ci mette a percorrerla. Sì, la distanza è la metà della maratona, quindi 21,097, e diciamo che i migliori vanno intorno all'ora e 5, anche sotto, un'ora e 3, un'ora e 5, il tempo medio può essere sull'ora e mezza. Noi, Roberto, resta qui con noi, abbiamo voluto incontrare gli atleti e chiedere anche la soddisfazione, perché sentivamo che erano molto contenti di questa partenza, dei servizi dati loro, beh, un po' il merito anche ovviamente del BHR di Roberta Basso. Allora, c'è passione dietro questo? Beh, sicuramente, quest'anno appunto è il secondo anno, anzi diciamo la terza edizione della maratonina, è il secondo compleanno del BHR Treviso Hotel, tant'è che abbiamo aperto proprio in occasione della prima maratonina di San Martino nel 2008. Voi avete piegato l'hotel per loro, perché fin dal garage, e loro erano felicissimi con questo tempo, potersi cambiare al caldo, ma anche la hall era piena di atleti e voi non vi siete tirati indietro. No, assolutamente, tutti gli spazi comuni, il garage come dici tu, assolutamente, sono stati resi disponibili per questi atleti che per noi rappresentano proprio un riferimento all'apertura, alla voglia di andare avanti con questa attività, a migliorare nella prestazione dei servizi, nell'ambito sportivo, ma non solo, anche nell'ambito dell'ospitalità in genere che ci caratterizza. Diamo un po' di meriti anche al direttore Tiziano Simeonato, ovviamente. Per concludere, grazie a Roberta Basso, per concludere, gli atleti hanno detto questo e questo fa la differenza, quindi io li sentivo molto contenti. Sono molto contenti proprio, secondo me, dei servizi anche che trovano in questa maratonina, a partire da questa splendida area del BHR Hotel per la partenza, per passare poi a un percorso presidiato via per via, spogliatoi con dolce caldo all'arrivo, ristori, quindi abbiamo cercato di dare qualità anche alla maratonina di San Martino. Dobbiamo dire bravi allora all'esperienza dell'Atletica Quinto, della Dynamis e della Proloco di Paese. Senz'altro. Allora io ringrazio Roberto Vanin, ringrazio anche Roberta Basso, noi ci fermiamo qui, un servizio di Cronache Trevigiane e tra poco le testimonianze di chi ha corso questa splendida maratonina. Un grande traguardo per la viabilità veneta e la sicurezza stradale. Il sottopasso di Via Martiri della Libertà a Mestre rappresenta un'opera strategica non solo per la provincia veneziana, ma per l'intera regione. 4 corsie per 700 metri di lunghezza, una struttura imponente realizzata al fine di convogliare il flusso di traffico che intasa l'incrocio di Favaro Veneto e facilitare l'accesso a tangenziale autostrada. Silvano Vernizzi, amministratore delegato di Veneto Strade, sottolinea l'importanza di questa nuova infrastruttura. È un'opera importante perché è su un'arteria che collega di fatto il Trevigiano, la direzione trevigiana verso Venezia. Con quest'opera che va a sostituire un semaforo con blocchi, con code eccetera, il traffico sarà decisamente più fluido. Il nuovo sottopasso di Via Martiri della Libertà è solo uno dei risultati conseguiti dalla Regione Veneto e fa parte di un progetto più ampio finalizzato al miglioramento della viabilità e della sicurezza stradale. Questo è il commento del Presidente della Regione, Luca Zaia. Direi un vero e proprio piano strategico della viabilità che noi abbiamo in testa, che stiamo finanziando, abbiamo finanziato, ma anche l'occasione di ricordare che vogliamo recuperare quel gap negativo che il Veneto ha, il 30% di strade in meno rispetto alla media nazionale.
il che significa più sicurezza e più mobilità. Qualità dei servizi ed efficienza nei tempi di costruzione. Con questi presupposti, pienamente rispettati per il sottopasso di Favaro, la Regione Veneto si appresta ad avviare i lavori per una nuova grande opera, la superstrada Pedemontana, così l'assessore regionale alla mobilità e alle infrastrutture, Renato Chisso. I lavori cominceranno per la fine di quest'anno, 2010, si protrarranno per 6 anni. Adesso iniziano i lavori di bonifica, gli espropri e così via. Il cantiere, il dispiegamento di circa i 60 cantieri lo avremo circa la metà del prossimo anno. E allora rientriamo in questo studio ideale dedicato alla corsa di San Martino, una maratonina, ma a tutte quelle che ogni settimana avvengono. Vogliamo sentire questi atleti che partecipano, cosa li muove? Sentiamo. È una grande passione, siamo qua anche oggi con questo tempo, ma come sempre presenti e cercheremo di dare tutto. Una passione, un benessere fisico, psicologico, la competizione. Stare in compagnia anche. In mezzo a tanta gente. In un modo sano. Sì, decisamente. Dicono che questa corsa qui a Paese stia crescendo davvero e offre agli atleti davvero tanti servizi, è vero? Beh, guarda, io per me è la prima volta quest'anno, loro l'hanno fatta già. Ho visto che come servizi rispetto alle altre maratonine è decisamente ottimale. Io le ho fatte tutte e tre, questa è la terza, e c'è una bella organizzazione. Fino adesso siamo stati soddisfatti, molto contenti. E tutto sommato è una corsa abbastanza competitiva, è vicino a casa perché siamo della zona, si sta incrementando sempre di più e soprattutto c'è una grande amicizia perché correndo conosci un sacco di gente. Bene, abbiamo sentito queste testimonianze, ora ci fermiamo per un servizio di cronache trevigiane e poi ancora sapori d'autunno con la Proloco di Paese e tanti altri amici. APVF, l'Associazione Produttori Ortofrutticoli Veneto Friulani, è una delle realtà del settore più autorevoli a livello nazionale. Circa 3.000 produttori agricoli costituiscono il cuore pulsante di APVF, che confeziona e commercializza le loro produzioni. Si tratta di vere eccellenze dell'ortofrutta, alcune delle quali a marchio IGP, che trovano spazio nei mercati tradizionali di casa nostra, ma anche in Europa e fuori dai suoi confini. Oggi APVF continua ad investire sulla qualità per garantire a clienti e consumatori prodotti certificati e garantiti, guardando al futuro con positività. Si guarda il futuro con positività perché c'è una base sociale molto coesa, molto vicina all'azienda. Stiamo investendo molto in macchine, in impianti e il nostro obiettivo è quello di ridurre la filiera tra il produttore e il consumatore e quindi noi andremo sempre più vicino al consumatore finale con un prodotto finito. Lo stesso presidente Rossi conferma la volontà dell'Associazione di Produttori Veneto Friulana, che ha la sua sede principale a San Polo di Piave, di guardare al mercato quindi con la volontà di costruire una filiera corta. Raccolta diretta, si lavora qui in confezioni da 4, 6, 8, dipende, cassettine da 1 chilo, 2 chili e si manda subito in distribuzione. E questa è una garanzia di prodotto fresco, di qualità e genuinità. Dal campo alla tavola con prodotti tipici nostri. Abbiamo cambiato strategia, non si va più alla grande distribuzione attraverso un'azienda di servizi, ma si va in diretta attraverso i produttori. I produttori fanno la differenza e il territorio ci aiuta molto per questa differenza. APVF quindi resta legata alla propria missione, che vede in cima alla lista delle priorità la soddisfazione dei suoi soci produttori e dei consumatori finali. La sfida e la vittoria passa attraverso un prodotto e un territorio. Noi abbiamo dei prodotti IGP, dei prodotti meravigliosi. È importante che i consumatori acquistino i prodotti di stagione e questa è una garanzia.